capitale. Ci si meraviglia nella capitale. Non di quanto gli antichi abitanti hanno potuto costruire, ma di quanto i loro indegni eredi hanno saputo distruggere. Le antiche rovine sbigottiscono per la loro impotenza. Eppure voi sentirete i cittadini parlare spesso di ricostruzione. La capitale mostra i segni dell'antica sua storia soprattutto nei suoi abitanti. È raro incontrarvi un uomo libero, capace di ingenuità, di grandi entusiasmi, di profonde indignazioni. Predomina nei cuori l'aridità. L'ironia sorregge gli spiriti. Il cittadino non perde occasione per rendersi felice e agevolare, dietro compense, la felicità altrui. Famosa resta la frase del rigido generale nemico che occupò la capitale durante l'ultima guerra. Come ci si corrompe bene in questa città. Puoi vivere qui tutta la vita senza conoscere il tuo vicino e senza salutarlo se lo incontri per le scale. Non esisti per lui, non ti vede. Ciò si spiega con la diffidenza che il cittadino ha per i suoi simili, che non è obbligato a conoscere. Difesa necessaria, credo, contro i ladri e i delatori che qui abbondano, forse favoriti dal cielo, certamente dalla polizia. È anche sorprendente il numero di persone che vivono senza lavorare o lavorando contro il prossimo. A chi ti colpisce la guancia destra non offrire perciò la guancia sinistra? Lo renderesti troppo felice. Ti racconteranno storielle sul carattere del cittadino. Indolenza, tolleranza, magnanimità, furberia. Sono tutte vere. Lo proverai a tue spese. Credi di avere un amico. Ti accorgi dopo 10 anni di avere soltanto un compagno di tavola e di conversazione. E questi limiti, alla fin fine, ti piaceranno. Ti corazzerai in un egoismo forse inutile, ma confortante per il tuo orgoglio. Penso che la capitale non sia né carne né pesce, ma il più seducente pasticcio del mondo. Grande città mancata, l'unica città al mondo con abitanti privi di qualità civiche. Non esiste il senso della proprietà collettiva. La proprietà è universale, affidata piuttosto alla provvidenza. Tutti se ne lavano le mani. Il ciclo della vita è settimanale. Forse è questo il segreto della sua saggezza. Nessuno fa programmi oltre la domenica, giorno in cui tutti si danno bel tempo, come se il mondo dovesse finire l'indomani. Oltre la domenica c'è il nulla. Il tempo perde ogni significato. Questo costume si deve allo spavento che qui provarono nell'anno 1000, quando la fine del mondo fu data per certa dai profeti. Da allora il cittadino si tiene pronto, e se la fine del mondo avverrà di lunedì, morirà soddisfatto e senza sorprendersi. Invano provai di vivere col popolo. Ne fui ben presto stanco e schifato. Popolo godereccio, insolente, di un'intelligenza sorniona, pesante, clericale, abitudinaria. Tira il sodo e ha l'oracolo in bocca. Fraintende la tua simpatia, si fa sospettoso, infine decide di approfittarne. Vivono qui migliaia di provinciali in un tetro isolamento. Non conoscono nemmeno tutta la città. Lasciano malvolentieri le loro strade. Alcuni non hanno disfatto le valigie. Sempre sperando di andarsene. Ma come se nessuno li trattiene? Il guaio è questo. Un buon giorno metti su famiglia, lavori, frequenti un ambiente, guadagni tanto di che vivere. Sei diventato anche tu della capitale. Se te ne accorgi, proverai due sentimenti opposti. Il primo di insofferenza, l'altro di estrema soddisfazione. E il resto del mondo ti apparirà inutile. Se però lasci la capitale, tornando, devi ricominciare da capo. Non troverai traccia di ciò che hai fatto. So di persone che, allontanatesi per sempre, ci tornarono pentite dopo anni e trovarono gli amici al caffè che non si erano accorti di niente.
Ad un tale, che era stato 10 anni in Cina, dissero: «Ma hai cambiato caffè?» La capitale è infestata da antiquari, cioè da scrittori di antichità. Decidono sempre sbagliando su questioni di arte, di archeologia, aumentando il disordine di questo museo scoperchiato. Gli antiquari collezionano quadri falsi, frequentano antiche taverne, posano a gran mangiatori, raccontano aneddoti. E quando un antiquario muore, tra le sue carte si trovano invariabilmente sonetti e poemi di nessun valore. È difficile, peraltro, non diventare antiquari, perché la grandezza qui è dappertutto. È una grandezza bonaria, in pantofole, ma schiaccia. Mai sentirai la commozione prenderti alla gola davanti a un monumento o ad un aspetto della città. Anche le rovine ti ammoniscono a star calmo. Il sentimento non lega con queste pietre, a meno che tu non lo mischi di letteratura e di storia. Disgustose pozioni quando cerchi la vita. L'architettura è un ritornello ossessionante, uno sforzo sempre titanico, ma oratorio, fatto per ottenere il consenso popolare. Nessuna meraviglia se i palazzi ti appariranno umani, così somiglianti a chi li abita. Si direbbero costoro della stessa impassibile materia, della stessa pietra che il sole e l'acqua anneriscono e indorano e che il tempo offende così sbadatamente. La grande cupola, questo monumento che costò più di una guerra perduta, è il casco a vite che ti stringerà la testa e ti impedirà di pensare. A che pro penseresti se sei già assolto d'ogni tua eventuale eresia? È uno dei supplizi più riusciti. Tutte le altre cupole fanno ridere al confronto. Senti l'imitazione piatta, mal collocata, amministrativa, persino lugubre. Eppure ogni cupola ha il suo sagrestano. Si vive in questa città troppo bella, amandola, maledicendola, proponendosi ogni giorno di lasciarla e restandoci. L'indifferenza delle sue fontane, delle sue donne, delle sue mura fa perdere allo straniero ogni fede in se stesso. Oh, mia capitale! Di aver capito come si costruisce una strada in un quartiere nuovo a Roma. Così si installeranno dapprima in aperta campagna i pali con il nome della strada che si vuol tracciare, facendo bene attenzione che il nome scelto non abbia nessun riferimento coi luoghi, ma sia di mediocre personalità scomparsa da almeno 10 anni e quindi dimenticata. Si costruiranno subito dopo le case della strada, cioè meglio se enormi palazzi a 8 piani vivamente colorati, sempre lasciando intatti i naturali avvallamenti del terreno tra una casa e l'altra, avendo anzi cura che si trasformino in palude nei giorni di pioggia. Una volta abitate le costruzioni, intanto si sarà provveduto ad abbattere tutti gli alberi che deturpano i cantieri edilizi e ostacolano le manovre degli autocarri. Si farà uno scarico di materiale pietroso sul terreno riservato alla strada vera e propria. E questo materiale non dovrà tuttavia essere distribuito per tutta l'area, ma sistemato in piccole piramidi che sarà bene lasciare per almeno un anno al loro posto, per facilitare i giochi dei ragazzi. Trascorso questo tempo si passerà a un livellamento sommario della pista e alla costruzione dei marciapiedi che dovranno risultare alti circa 1 metro sul livello della suddetta pista per evitare l'uso sconsiderato da parte dei pedoni. L'anno seguente si appresterà infine la strada propriamente detta, con la sua massicciata di cemento e i necessari strati di catrame. Questo lavoro, tuttavia, sarà bene interromperlo a metà, per riprenderlo con maggior lena l'anno successivo e portarlo quindi a termine. 2 giorni dopo che la strada sarà stata inaugurata,
si renderà utile riaprirla nel senso della sua totale lunghezza per l'installazione dei tubi del gas illuminante. E la strada, dopo tale necessario lavoro che apporterà grande beneficio ai suoi abitanti, apparirà con una marcata gobba nel centro, ma non dovremmo preoccuparcene, poi, perché il mese dopo, in certi casi anche una settimana dopo, la stessa strada dovrà essere riaperta per la seconda volta, sempre nel senso della sua lunghezza, con le trincee trasversali per l'installazione dei cavi indispensabili al trasporto dell'energia elettrica. E a questo punto si potrebbe pensare che noi approfitteremmo della singolare circostanza per sistemare definitivamente i pali della luce sui marciapiedi. No, no, signor sindaco, tale lavoro sarà bene rinviarlo sempre alla stagione invernale, quando il fango lo renderà più interessante. Qualora poi, per renderla gaia e salubre, si volesse adornare di alberi la nostra strada, si provvederà con un'opportuna riapertura dei marciapiedi a piantare a conveniente distanza l'uno dall'altro arbusti di gerani già secchi. Eh sì, per evitare l'ombra, per quanto piccola possa essere, che questi alberi possono fare, un'eccessiva vivacità di colori che andrebbe a scapito dell'arcobaleno edilizio. Quindi altri alberi già secchi che potranno essere piantati convenientemente, ma solo nei viali, sono il pino marittimo secco e la caccia secca. Quest'ultima, signor sindaco, è forse più consigliabile, perché le sue radici, raggiungendo facilmente i condotti e le tubature poste, come sappiamo, nel sottosuolo, possono danneggiarle e rendere necessaria una quinta, e non necessariamente ultima, riapertura della sede stradale, essendo la sesta per solito riservata alle eventuali installazioni delle fogne. Sono luoghi che sarebbero deliziosi se gli abitanti avessero coscienza del tempo. Non ne hanno affatto. E ciò li abitua ad essere felici, ma di una particolare felicità che si non gustano appieno, partecipando essa più dell'incoscienza che del pacato discernimento delle cause e degli effetti. Li vedi perciò di solito tristi e musoniti. Non sapranno mai d'essere felici. Invano ho tentato e più volte di illuminarli sull'argomento. Hanno sorriso, sbadigliato. Quegli isolani non hanno leggi, quindi nemmeno l'idea del peccato e dell'illecito, e di conseguenza, almeno in teoria, non amano, essendo l'amore reazione di un ostacolo apparente o reale, e non soffrono. Hanno spiccatissime tendenze artistiche. Suonano assai bene, dipingono, poetano. Sono in questo senso invidiosi l'uno dell'altro nella maniera più accesa, benché la lotta accanita e cortese che conducono non li porti mai a nessun risultato pratico in caso di vittoria. È un atto di scortesia rifiutare un loro dipinto, un manoscritto, una scultura, ma ancor più scortese accennare in cambio una qualsiasi forma di pagamento. Vogliono solo essere lodati. Partendo da quelle isole, dovetti stivare la nave di innumerevoli opere d'arte avute in dono. Ve n'erano anche di pregevoli che ancora conservo e che mi confortano nel momento di melanconia. Il tempo. È negli specchi degli alberi, degli alberghi, che mi accorgo di essere invecchiato. Non è certo piacevole spulciare la propria esistenza e accorgersi che si riduce ad un mucchietto di parole, a poche idee, a pochi nomi. Le prime mal formulate, i secondi che prendono un suono falso, come se servissero a coprire la nostra povertà, a fornirci un alibi,
E se una volta infine stabilite le nostre contraddizioni passate e presenti, ci salvassimo almeno da quelle future? Comunque, seguitiamo. Da giovane non credevo che alle cose tangibili e alla parte di vita che mi spettava. Ora mi accorgo che la forza che mi muove è diversa e che non c'è niente di inutile. Il passato del tempo mitiga la nostra vanità, il nostro furore, placa il giudizio, il disprezzo. Non si sente più il bisogno di distruggere. Ammiriamo più il carattere che l'intelligenza. Molte persone care e amiche che sono scomparse, sembravano dimenticate. Ci accorgiamo adesso che sono più vive di prima attorno a noi, che anzi le facciamo rivivere col nostro ricordo. Ci tengono compagnia, c'è un conforto nella loro costante attenzione, che non può essere tuttavia soltanto frutto della nostra volontà. Diamo alla parola vita un significato più intimo. Da ragazzo dubitavo della famiglia e invidiavo gli orfani. Isole sotto vento. È come vivere in un acquario o nell'olio. Tutto è pace. Il fumo del villaggio sale dondolando verso il cielo e il pennacchio si riflette nel mare. Passando per quelle quiete strade, senti lo scricchiolio dei fiori che posano nelle nature morte e seccano nella tiepida afa del meriggio. Qua e là un sommesso canticchiare. Incontri un panneggiato personaggio che parla tra sé inseguendo una rima sulla soglia di una villetta. Una sconosciuta ti invita al riposo, più giù un'altra ti chiama per offrirti un gelato al pistacchio. Tutto è pace. La vita ha raggiunto qui i suoi limiti. Ma dopo qualche mese, in una notte insonna, ti risuona nell'orecchio lo stridio che fa la rotaia del tram all'angolo di Piazza Risorgimento. E pensi alla segatura sul pavimento del bar nei giorni di pioggia e il sole, il bel sole del paese che tanto piace ai turisti, che ha impedito di credere a ciò che non può essere provato, fatta eccezione per i miracoli e le statistiche. Il suo concetto preferito è la povertà del paese. I pezzetti sono poveri. Questa è la sua massima. Beh, si tratta in verità di un paese pieno di montagne, di abitanti, di fiumi asciutti, di brevi pianure, con un sottosuolo inadeguato, sordo ad ogni trivellamento. Non è più nemmeno il giardino del mondo, come una volta, dico. Nell'antico mare quella penisola era un trampolino verso altre terre, altri continenti. Oggi è un corridoio senza uscita. Arrivati in fondo, bisogna tornare indietro. Ecco un terzo appunto sul mio taccuino. Non crede ai conterranei che non gli somigliano e che non la pensano come lui. Odia e disprezza anche un poco gli stranieri, benché li ammiri per i motivi più futili. Crede realmente solo a se stesso. Si sente migliore di coloro che lo circondano per strada, al caffè, ovunque. Si rammarica sovente di essere costretto a vivere tra imbecilli. La notte si addormenta sorridendo di pietà al ricordo degli imbecilli che ha dovuto salutare, intrattenere, persino lodare. Un motivo di sorpresa per il forestiero è la frequenza con la quale qui invocano il miracolo. Lo invocano ad ogni occasione e per la più piccola contrarietà. Ma ancora di più sorprendente il gran numero dei miracoli che realmente succedono, alcuni persino a data fissa e in luoghi prestabiliti. Anzi, il miracolo è cosa quotidiana. Tutti vi fanno cieco affidamento.
Nella capitale, e più ancora nelle città del sud, i miracoli sono le uniche manifestazioni regolari. I tram non funzionano, gli uffici nemmeno, i telefoni sbagliano, i treni si scontrano volentieri. I miracoli, invece, sono perfetti. Ne consegue un'estrema fiducia del popolo per il soprannaturale, una diffidenza invincibile per tutto ciò che è opera dell'uomo. Anche lo spirito più educato alla scienza e al ragionamento si abitua ad aspettarsi dalla metafisica quei vantaggi che il progresso meccanico gli nega. Dio è invocato a ogni istante per ogni faccenda. Si cita il caso di una donnetta del popolo che, non trovando più il suo scolabrodo, si aggirava per la cucina invocando Dio che glielo facesse ritrovare. E allora successe che Dio, affacciandosi al finestrino della cucina, corrucciato nell'aspetto come chi venga disturbato nel bel mezzo di un lavoro urgente, disse: «Cara mia, ho altro da fare che cercare il tuo scolabrodo». E così detto sparì. Tuttavia la donna, quasi immediatamente, ritrovò lo scolabrodo. Al nostro spirito certe manifestazioni possono apparire sospette, ed anche il forestiero dopo un certo tempo prende a considerarle seriamente e a non stupirsene. Ricordo una volta che dovevo recarmi in un paese vicino e presi il treno alla stazione. Alle 8 di sera il convoglio, dopo una giornata di attesa, non si era ancora mosso di un pollice. Chiesto al capostazione che cosa si aspettava, e mi rispose che si aspettava il miracolo. Quel treno, per vecchia tradizione, non sarebbe partito in altro modo. Il macchinista non accendeva nemmeno il forno. Passò qualche ora e finalmente la caldaia cominciò a bollire e gli stantuffi agirono. Arrivai felicemente quasi convertito. Vicino a me un miscredente rimproverava il cielo di averlo fatto aspettare tanto prima di decidersi. «Mai più prenderò questo treno», ripeteva indignato. «Mai più prenderò questo treno». E un prete cercava di calmarlo. «Pregate, figliolo, se vi preme un certo orario». Il fedele dunque può fare affidamento su tali interventi e ne approfitta per risparmiarsi. Prima di accettare un lavoro, ci pensa due volte, sperando in Dio. L'amore per la libertà, prima fisica e in seguito spirituale e politica, è la sola idea che non mi ha procurato contraddizioni. È per me un amore tanto naturale, forse biologico, che non me ne faccio un merito. Uno dei momenti più felici della mia disordinata giovinezza fu quando lessi questa semplice frase che mi spiegava tutto il mio amore. La storia è storia della lotta per la libertà. Quest'amore per la parola libertà non sopportava aggettivi né associazioni. Io non volevo una libertà sorvegliata, difesa, personale, intellettuale, né gradivo che le si accoppiassero concetti altrettanto nobili come giustizia, democrazia, parendomi che la libertà li contenesse tutti, anzi, li proteggesse. Quest'amore per la libertà è l'unico errore giovanile che io non rifiuto e che condiziona tutti i miei errori di oggi. Ma poiché questi errori mi aiutano a vivere, mi rendono anzi la vita sopportabile, io li difendo. Da tempo il mondo ha in sospetto la libertà e i popoli, attraverso i loro rappresentanti, fanno di tutto per darle un altro nome, meno risibile, col risultato che ideologie contrarie e opposte vengono chiamate con lo stesso nome, portando la confusione delle idee a quel punto critico che impedì ai costruttori della Torre di Babele di proseguire la fabbrica. Ma che cos'è questa confusione di idee se non una... Che cos'è questa confusione di idee se non una delle prove più smaglianti dell'esistenza della libertà e del poco rispetto di cui viene circondata? A questo punto, per tirare il succo, per quel che ci riguarda,
Noi siamo un popolo in pace, con la libertà. Siamo un paese libero, con una stampa libera e un Parlamento liberamente eletto. Ma la libertà per noi ha ottenuto il suo primo successo di curiosità. È oggi divenuta una realtà talmente quotidiana che quasi ci infastidisce con i suoi eccessi e della quale talvolta elenchiamo i difetti. Pretendiamo anche che ci dia tutto col nostro minimo sacrificio. La consideriamo come qualcosa di estraneo, un ente di cui qualcun altro farà le spese. Non siamo ancora riusciti ad accettare questo postulato, il più importante di tutti. La libertà siamo noi. Ci consideriamo staccati da essa, non più suoi amanti, ma padroni, e già in quel pericoloso stato d'animo di insoddisfazione che una fedeltà troppo facile e alla lunga pesante instilla dei coniugi. Per noi arriviamo ad augurarle morte o almeno una malattia grave, così oggi in ogni italiano sonnecchia un infedele pronto a sottomettere temporaneamente la libertà, per poterla poi restaurare, abbellire, ampliare, completare. Noi italiani odiamo la libertà. E la prova maggiore che io porto a sostegno di questa tesi è il grande numero di monumenti eretti nel nostro paese ai martiri della libertà, che sono sempre morti per difenderla. Noi amiamo la forza e la libertà sta sempre dalla parte dei deboli, che muoiono. Questo dunque è il mio impegno, che dandomi una certa lucidità nel giudicare gli avvenimenti, mi spinge a fare della libertà un culto privato, personale, niente affatto arido, perché mi sorregge la speranza di essere imitato dalla maggioranza degli italiani, ma purtroppo cretino, perché la maggioranza degli italiani ha altro a che pensare. Nel paese dei poveri, privi di risorse, gli abitanti vivono nella più gaia miseria possibile, confortati da una tenace fede nel dopodomani. Credono in Dio e nel segreto dei loro pensieri amano immaginarselo ricco. Però, delusi ed esasperati come sono, lo ingiuriano e lo sfidano con la quotidiana esposizione delle loro disgrazie. Ma poi gliele perdonano. Credono nell'aldilà. Penso che un missionario abile e paziente potrebbe convertirli in breve tempo alla nostra fede. Uno degli argomenti più lusinghieri sarebbe, ne sono certo, l'organizzazione della vita futura in luoghi di espiazione, di purgazione e di gaudio. Perché i poveri, nella loro modestia, credono che quei luoghi siano riservati agli abbienti, immaginando di restare essi allo scoperto per l'eternità. Sono fieri di avere molti sovrani e fanno ogni sacrificio per non farli sfigurare nei confronti degli altri re vicini. Sono anche lusingati che il figlio di un re appena ventenne abbia già reso madre 5 o 6 ragazze. Questa simpatia, questo amoroso partecipare, si spiega tenendo presente che la vita laggiù non è da tutti raggiungibile. Lo stemma dello Stato è questo: un accattone balbuziente che chiede l'elemosina ad un sordo. Negli anni di carestia, però, i poveri si ammazzano reciprocamente. La loro intelligenza, almeno in questo, sembra assai limitata, altrimenti si potrebbe supporre che dominerebbero i popoli confinanti che sonnecchiano in perenne digestione. I poveri amano la guerra, ma non sono bellicosi. Considerano la guerra un segno di suprema distinzione per un popolo che può permettersela. Ma un mese dopo che la fanno sono già stanchi, hanno immaginato tutto e vorrebbero passare alla fine. Di buona indole stimano molto i loro nemici, li soccorrono se in difficoltà, vorrebbero essere ricambiati in questo sentimento. Inoltre facilmente si stancano di sparare, anche perché il meglio che può capitarvi con le loro armi è di perderci tempo e il peggio di perderci la vita.
Perciò si dice laggiù che le guerre bisogna vincere il primo giorno. Tuttavia amano l'esercito. Quando sfila una fanfara, hanno eccellenti fanfare, i passanti si fermano commossi, salutano, pensano che la guerra è la vera vita dell'uomo. Scoppia la guerra e molti degli stessi passanti, impediti dagli affari, frenati dagli affetti, tenteranno a partire, convinti che il conflitto si risolverà subito, estimando perciò superfluo il loro personale intervento. I tecnici militari sono molto ascoltati perché quasi sempre sanno indicare le cause della sconfitta. Giudicano l'importanza di una battaglia dal numero dei loro morti. Succede talvolta che, firmata la pace, la truppa non disarmi. Anzi, per molti la vera guerra comincia allora. Durante una parata patriottica, vidi volontari delle prime guerre di indipendenza, cioè eroi della rispettabile età di 150 anni, non erano riusciti a mandarli a casa. Amano le arti, conoscono anche l'esistenza dei libri, ma non le leggono molti. E preferiscono tramandarsi oralmente le leggende, i racconti, i molti proverbi con i quali infiorano ogni conversazione. Ah, alcuni proverbi. Neanche un re ha più esperienza di un morto. Persino le ore del mattino hanno un minuto guasto. 8 mangio 4 e cago 2. Sono oltremodo viziosi, hanno il vizio della loro condizione. Soltanto a prezzo di grandi sforzi sarebbe possibile convincere uno di quegli abitanti ad affrontare gli indispensabili sacrifici che danno col tempo la ricchezza. La loro condizione si allevia di molte responsabilità. Il clima, la natura e l'ironia fanno il resto. Ecco un paradosso di Palanca, lo spietato polemico che 50 anni or sono condusse laggiù la lotta contro i falsi poveri. La povertà, cito a memoria, non si raggiunge purtroppo facilmente così come si desidera. Richiede una lunga applicazione e molti sacrifici. E in fin dei conti ci si accorge che è molto più facile restare ricchi. I nuovi ricchi, ovvero il distinto professionista, animo elevato, quarantenne, sdraiato nella gomma piuma del suo ampio divano, nel lussuoso salotto del signorilissimo pentacamere liber terrazzo, aspettava l'abile riservata 26enne massaggiatrice, solo distraendosi al pensiero di poter permutare ratealmente la sua seminuova 20.000 percorsi con una vera occasione gran turismo. E dando ogni tanto un'occhiata alla tuttofare veneta, bella presenza che riordinava canticchiando. Lei è cronista? Mi dica qualcosa della testimone. Indossava un abito di seta viola con borsa e guanti neri e scarpe alte di camoscio. E il presidente? Il presidente è sceso dalla sua Fiat 1400 targata Roma 179553. E l'avvocato? Indossava un vestito grigio scuro di flanella con cravatta nera ed è sceso dalla sua Fiat 1100 grigio latte targata Roma 182100. Passiamo allo sport. Descriva liricamente qualcosa. La difesa è un sol uomo, un sol cuore, annienta se stessa nello spasimo di una finale che brucia e travolge. Sia lirico e patriottico. 11 macchie azzurre, 100.000 cuori che dagli spalti gridano nel solenne tramonto un sol nome: Italia! Sia lirico e pessimista. Il sole si nascose tra le nubi, quasi temesse di turbare con la sua presenza la mesta cerimonia. Sia lirico e ottimista. Verso la fine della mesta cerimonia, un timido sole invernale squarciò le nubi, quasi a porgere il suo estremo saluto. Bene, torniamo alla cronaca. Se avessi un amante, che cosa sarei? Un maturo Don Giovanni. E se fossi anche povero? Un Don Giovanni da strapazzo. Chi era Don Giovanni? Un prete, immagino. Ogni giorno si ha notizia di un tale che uccide la propria moglie.
La cosa è diventata da tempo tanto normale che anni fa un giornale romano uscì con questo titolo: uccide la suocera scambiandola per la moglie. Le vittime sono tutte brave donne. Se ne potrebbe arguire che la bontà delle mogli è un rimorso insopportabile da eliminare fisicamente, così le mogli buone vengono uccise e le mogli cattive campano a lungo. Cercare l'origine del male nella madre. Non ci hanno forse costrette a far soffrire la madre buona e a restare vittima della madre egoista? In realtà, l'uxoricida è quasi sempre un matricida ritardario. Mi ricordo in un cinema di quartiere durante la commediola che precede il film, vecchio fondale di carta, due sedie, un tavolo armadio, attori romani poverissimi, ma con una certa ironia. Vuoi farmi intendere che tu conosci il francese? Dice l'attore. Di vista, risponde l'altro, quasi scusandosi. Vabbè, senza farla troppo lunga. Il finale della commedia. La moglie, sentendo rientrare il marito, chiude l'amante nell'armadio. Entra il marito stanco e corrucciato, beve un po' di vino, si pettina, prende un giornale, lo butta via quasi subito. Chiede un po' di soldi alla moglie, che si affretta a darglieli. Indugia ancora, creando la tensione col suo silenzio. Piccoli gesti, tic da grande attore. Poi, passando davanti all'armadio, si sofferma. Ribatte leggermente con le nocche e dice piano: buonasera. Ed esce. Cerco il nome dell'autore sul manifesto. Non c'è. Ecco, o il teatro dei grandi secoli, o la parola, o questo teatro anonimo, rionale, improvvisato sera per sera, da generazioni di attori generosi, per carità, e sfortunati, ma quella commediola moderna che eccita i vizietti dei nostri attori e che esalta le loro vanità, i loro vestiti, il loro arredamento, il loro piccolo ego. No, non ci sto. Faccio due passi e vedo nella vetrina di un libraio il titolo di un libro che mi colpisce: Il comportamento sessuale della nonna. Beh, entro per comprare il libro. Che delusione! Si tratta solo di una mia svista. Il libro in realtà tratta del comportamento sessuale della donna. Lo sfoglio ugualmente, un volume pieno di diagrammi, di erotismo statistico degno di questa epoca statistica. Immagino che si debba leggere come un romanzo. Comunque, sarebbe stato meglio intitolarlo Il comportamento sessuale dell'angelo della casa. Più corretto, penso, in un paese dove la donna è per autonomasia non Beatrice, ma la domestica. In questo paese tutti si richiamano alla tradizione, alla loro vera tradizione, e di non rispettarne nessuna. Un tale mi faceva l'elenco dei difetti nazionali, però osservai: voi qui amate molto i figli e la famiglia. E lui mi rispose: ah, giusto, dimenticavo. Famiglia con padre conservatore, figlio maggiore comunista, figlio minore fascista, madre monarchica, zio prete, figlia mantenuta e senza idee politiche, si sfidano tutti gli eventi. Maometto diceva: la varietà delle opinioni è un segno della benevolenza divina. La saggezza di certi vecchi alberi mi riempie di venerazione. Ognuno, credo, è legato agli alberi della sua terra, come ogni uomo si accorge un bel giorno di essere suo padre e suo nonno, e che questa è l'unica immortalità possibile. Lei è moralista? Esprima un giudizio ironico sugli italiani. Sono dei Don Giovanni sul piede di casa che all'estero si lamentano del cattivo caffè. Bene,
Definisca scherzosamente la situazione politica in Italia. La situazione politica in Italia è grave, ma non è seria. Bene, dia un giudizio più amaro. Sono un sincero democratico, ma certe cose mi fanno arrossire di rabbia e di vergogna. Penso, pertanto, che gli italiani sono irrimediabilmente fatti per la dittatura. Accenni con disinvoltura al suo passato fascista. Ero studente allora e la mia attività si riduceva a svolgere un'azione tanto ingenua quanto inascoltata in seno alla mia organizzazione. Accenni con prudenza alla sua attività di partigiano. Soltanto negli ultimi tempi che ebbi l'onore che tale lo consideravo di partecipare ad un modesto movimento. Il mio, devo dire, malfermo entusiasmo e la mia azione critica non furono tuttavia graditi. Magnifico. Adesso sia spiritosamente antipatriottico. Come Saturno, di cui portava antico il nome, questo paese non riesce a perdonarsi di averci dato i natali. Una domanda facile. Che cosa fa lei ogni tanto quando va in treno? Scrivo un pungente articolo sui miei occasionali compagni di viaggio. Mettendoli in ridicolo? Sì. E per una buona ragione. Come, se è lecito. Riportando i loro discorsi e sottolineando l'assenza di logica, di senso politico, di serietà, di educazione civile e patriottica. Quali sono i suoi personaggi preferiti? L'industriale milanese, il qualunquista, il democratico di sinistra, il deputato meridionale, il funzionario dello Stato, l'ex paracadutista e il signore che non vuole compromettersi. E che contegno tiene lei durante queste discussioni? Ironico e riservato. Frequenta lei i salotti? Fossomo? Per studiare la decadenza delle classi borghesi? Frequenta le case di tolleranza? Per studiare la spaventosa condizione delle mercenarie? Frequenta i ristoranti alla moda? Per bollare nei miei scritti le persone che occupano gli altri tavoli. E come sono queste persone? Scontente? Grassocce? Annoiate? Volgari? E sentimentali? Lei va al cinema? Sì, per dormire. Sostituisce la fama. Il noto miliardario in un'automobile di una nota marca va a spasso con una nota attrice. I settimanali notano l'avvenimento, parlano di matrimonio. Il noto miliardario e la nota attrice smentiscono. I settimanali pubblicano allora le loro biografie e così di seguito si cercano nuovi miti. Cristo torna sulla terra e viene assalito dai fotografi e dai cacciatori di autografi. Tra costoro si mischiano spie della questura, provocatori, ruffiani, agenti del fisco, maniaci sessuali, giornalisti, le solite prostitute, un comitato internazionale e alcuni sindacalisti. Nonché sociologi, psicologi, strutturalisti, cibernetici che accompagnano biologi, fisici e attori del cinema. La televisione trasmette le scene dei vari incontri. Pregato di fare alcune dichiarazioni alla stampa, Gesù dice: chi ha orecchie per udire, oda. Occhi per vedere, veda. Gli chiedono se si tratterà molto. È il tempo di essere rimesso in croce o di morire di freddo. E aggiunge: e adesso chi mi ama ancora, mi segua.
Lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. Sono venuto per mettere la spada fra di voi. Chi non lascerà la sua famiglia per seguirmi perderà il regno dei cieli. Porgete l'altra guancia, date a Cesare quel che è di Cesare. Il tempo è nel tuo cuore, niente profeti in patria. Eccetera, eccetera, eccetera. La folla incominciò a gridare: il miracolo! Il miracolo! Gesù prese 5 pani, 5 pesci e con essi sfamò la folla. Un altro miracolo! Gridarono dopo il pasto. Gesù sanò vari nevrotici, convertì un prete. Ancora! Continuava la folla. Noi non abbiamo visto. Gesù continuò a fare miracoli. Un uomo gli condusse una figlia malata e gli disse: io non voglio che tu la guarisca, ma che tu la ami. Gesù, sorpreso, baciò quella ragazza e disse: in verità, questo uomo ha chiesto ciò che io posso dare. Così detto, sparì una gloria di luce, lasciando la folla a commentare quei miracoli e i giornalisti a descriverli.